cosa. Questa va.駐屯地は大丈夫だよな。そうだといいけど。E devo poi farmi un fischio quando sei tornato, eh? レディーが待ってるっていうのに。程度だよ。鬼切れ！やりやがったな！さあ、やるわよ。Quanto pare sembrerebbe di sì. Però tante volte non riesco a capire quale sia il problema. Perché anche non escludo a priori che in qualche modo magari anche il computer si scalda e quando c'è connesso la PlayStation 4 5 con cosa, dopo un po' considera che arriva da almeno un paio o tre ore di cartoni, quindi boh, perché comunque si riavvio anche il PC e poi vedo che si risolve, quindi boh, magari è un caso, ma adesso che ci penso, da quando l'ho comprato il PC non l'ho neanche mai aperto per pulirlo, non vorrei che sia pieno di polvere. Sì, ho pensato anch'io al disco, però adesso poco fa l'ho rilavato e non si era risolto il problema, quindi boh. La Play non penso, è nuova, e comunque se tutte le ore che ci ho giocato a Nio, se era il... Però dico la verità, prima di ricominciare il game avevo giocato anche questo gioco per un po' e non mi ha creato nessun problema. Ho incominciato a farmelo dopo che l'altra sera è saltata la corrente. Ti ricordi che ad un tratto c'ero, poi non c'ero più. La Play. La Play 5 l'ho comprata. Appena era uscita la promo, mi sa, queste poco prima di quest'estate, mi sa, non è tanto. Ah, il computer sinceramente da quando l'ho preso nuovo mai, perché è uno di quelli della nuova generazione. Una volta invece, quando avevo il mio vecchio PC, lo pulivo spessissimo. No, mi sa che mi tocca comunque, perché è un po' che ce l'ho. Almeno 3 annetti tutto. Infatti. Sì, no, quello della pulizia lo so anch'io, infatti mi conviene aprirlo, perché magari è veramente pieno di polvere, poi comincia a scaldarsi presto e magari anche le ventole piuttosto che altre robe magari rompono i coglioni. Quindi sicuramente è una cosa che farò.
No, invece io col mio vecchio, siccome questo qua ce l'ha regalato la mamma della, il papà della mia ragazza, che l'ha preso super figo, potentissimo, aveva infatti un missile. E allora non l'ho cagato più di tanto, però a fronte di sta cosa. Però vedendo i cartoni vedo che non mi dà o film, telefilm, non mi dà nessun tipo di problema. Però effettivamente, pensandoci mai, quindi devo sicuramente provvedere presto. Magari domani, visto che sono a casa pomeriggio, lo apro e どうすtac. る、ビビ。キャンプがあるけど、休んでく？私なら大丈夫。みんなの体調はどう？Sì, mi sa che ha speso intorno più o meno quella cifra là, forse anche un 500 euro in più, mi sa. Ma è una bomba, l'accendi e appena l'accendi invece di fare tutti i caricamenti di una volta, già subito password per entrare. Accendi, pam, sì, ti... Ma come un... Sì. 戦いに備えるぞ。んな時だからこそ、さてと、俺の料理で行く幸か。せにしてやらねえとポな。oltretutto gliel'ha assemblato l'amico l'amico di suo papà che fa l'informatico, quindi ci tiene a prendere pezzi giusto qui, pezzi giusto lì. Quindi da quel punto di vista siamo in una botte di ferro. Infatti guarda, è stata una delle poche volte, forse sono l'unica, che addirittura che quando ho preso un PC non ho chiesto né quanti giga aveva di RAM, di hard disk, eccetera, ha fatto tutto lui. Quindi va bene. Sì, no, allora, sui pezzi vanno cambiati, sì. Però dico la verità, ho sempre avuto molto cura delle mie cose e sul mio vecchio PC in 15 anni mai cambiati. Ed è sempre andato. Ancora adesso quando l'ho voluto sostituire con questo ancora andava. E non è neanche così scrauso, riuscivo a fare le cose che dovevi fare. Tanto non ci gioco più, quindi non devo stare こal んなとpasso ころcoi にtempi ゲージがいるのcon ね。le cose. Ah sì? No, ma io con i Ehi. PC, boh, in parte fortuna, in parte mi è stato sul pezzo, non ho mai avuto problemi. ビビ様、ヘル様の件はお。待てよ、ビビ。何するつもりだ。Sì, no, vabbè, poi quello man mano che comunque ce l'hai te ne accorgi anche comunque se non funziona più. Però se invece non ti dà nessuno di questi problemi vuol dire che il computer tiene. No, che lo devo pulire non c'è dubbio, per forza. E che però questo non avendolo mai aperto devo vedere come sono tutti lì le viti, vitini, vitucce, tra di coglioni. Sì. E poi la figata, avendolo regalato il padre, magari con la scusa, dico se dobbiamo cambiare il pezzo, magari ci pensa lui. Anche se non credo, giustamente ti dirà, ascolti, io te l'ho regalato, ma so cazzi tu, che cavolo. Perché per quello che ha speso, mancherebbe anche che gli dico, ascolta, cambi i pezzi gratis. Sarebbe figo. Allora fammi vedere un po' qui com'è la storia dei video. Allora, quello lì a posto. Questo qui non me lo ricordo dove cacchio è. Rivediamo, aspetta. Già mi sono menato via. Ok.
19. No, che tante volte sai cosa, la mia ragazza su certe cose è molto precisa, no? Tipo io ho la mia macchina ed è mia, quindi mi occupo io dell'assicurazione, del bollo, della benzina, non ho mai chiesto un euro a lei, proprio perché è mia, capito? Quindi sì, qualche volta la usufruisce anche lei, te la porto in giro nei weekend, però tranne se non facciamo viaggi lunghi, non sto a rompermi i coglioni anche di benzina, piuttosto che, non so, altri pagamenti, se no lei divide la sua parte della benzina, o più che altro facciamo un costo totale del viaggio, poi magari lei paga i caselli, io pago la benzina, e facciamo delle differenze, ci mettiamo a posto, questa è l'unica cosa. E quindi anche tante cose, sì, è vero, io vivo in casa sua, ma è comunque casa sua, capito? E quindi su cose abbastanza importanti dipende se contribuisco o no, non perché non voglio, ma giustamente io dico, tocchiamoci le balle, mettiamo un caso che un giorno io e lei ci lasciamo, devo contribuire a una spesa che poi magari non avrò mai più, casa tua rimarrà sempre tua, capito? Quindi come macchina mia rimarrà sempre mia, ci sono certe cose che ognuno, anche se siamo insieme, pensa a cazzi suoi. Quindi per la, dicevo con la scusante che l'ha regalata il padre, potrei dire, capito, ma regalato tuo padre, ma devo spendere soldi io. Però non è vero, è chiaro che usandolo io è compito mio, però la battuta ci stava. Ah, che tante volte mi fanno morire un mio amico, lui è sposato da insieme da una donna con 20 anni e dice, io sta cosa qua di avere il conto separato non la concepisco. Mi faccio, beh, innanzitutto voi siete sposati, quindi è prima cosa. E poi scusa, ognuno sarà libero di fare un po' come cazzo vuole, scusa. Tu non sai i meccanismi interni nostri, non vuoi sapere i tuoi. Peccato che lui però, per l'amor di Dio, fa un bel lavoro e guadagna bene, però lei è piena di soldi e quindi se per la sera ti lascia sei in mezzo a una strada, quindi cazzo parli, cioè c'è cioè un cazzo, io almeno se mi lascia non sono in mezzo a una strada. C'è le mie cose. Però fa, come ti sei per la serie su tutti i frocci con culo degli altri, fa il figo con i soldi di lei. Poi non che lui non li abbia, però tutte le proprietà sono comunque di lei. Poi lui non è che muore di fame, in quel senso, quello no, però... Da una parte sì, però dall'altra a livello di uomo ti direi mi sentirei un po' la merda primo e poi boh. Cioè vorrebbe dire che lei ti mantiene, lei lavora e tu cosa fai? Dovresti quantomeno oltre a trombarla forte anche tenere la casa in ordine, tutto a posto, se non sei un uomo che non è capace, come fai? Quella ti dice perché ti devo mantenere, cosa mi apporti in più nella mia vita? Allora, lui, ripeto, ce li ha e comunque non ha problemi a spenderli, andare in giro, fargli regali, cose così, non è che usi i soldi di lei. Però, cioè, tutte le proprietà sono di lei, quindi, cioè, così sono capace anch'io. E poi è il primo che fa il figo a prendere in giro magari la gente che non ce li ha. Umi no kokku, namen ja ne zo! Sì, vabbè. Non lo commento neanche. Poi uno come me, no? Che è cresciuto in mezzo alla strada, quindi ho il pelo sullo stomaco, uno sgamato, tutto quello che vuole. Però... quando vuole dice no, per l'amor di Dio, non siamo tutti uguali, non abbiamo tutti... non prendiamo, guadagniamo tutti gli stessi soldi, bla bla bla. E poi quando vuole... poi tipo un zecchia. Viva la coerenza.
つくまでもねえ。くそ、とうとう俺を本気にさせやがったな、ひさかやくぼし。ゴムゴムのガトリンだ。今行く。これでどうだ。刀がうずき鬼。来いよ。いってゴムゴムのガトリンだ。お前たちの相手。今行く。マナー違反は見逃せぬ。俺に任せ。ヒュッ。Non me lo ricordo. Com'è, com'è? Rispiegamelo. Ah sì, forse sì, sì, sì. Adesso che me l'hai spiegato, sì. Sì. いつでもいいぞ。邪魔で。勝負だ。ほった。俺たちの邪魔。なめんじゃねえ。俺たちの弱点見えたぜ。やるか。そこだ。俺の方はいつでもいいぞ。トラッカリ。
けねえ。ゴムゴムのピストル。よっしゃ。暴れるぞ。とうとう俺を本気にさせやがった。弱点見えたぜ。勝負だ。ダー！刀がうずき。竜巻！大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか海賊王。海の一流国。Hai già preso il trofeo quello dove praticamente entrambe sanno che tutte le sei ficcate. O ancora no quello. Itte a tierga. Ora. Ikusa! Ore ni tsuite koi. Kissatsu.俺は負け。ま、俺。国王軍が取り囲んでいるあの通りで、ひょっとして反乱。この足でてめえも仕留める。やっと俺の出番か。俺の蹴り。Sì, lo stavo vedendo l'altro giorno su internet. Mi sembra bello vederlo così. Però sembrerebbe proprio una storia a sé, cioè non seguo uno dei film. Quindi vederlo così mi dà l'impressione di che essere carino. Poi hanno messo la faccia chiaramente di Harrison Ford da giovane. Avevano fatto un bellissimo gioco di Indiana Jones tanti anni fa sul PC, che tu poi c'era di mezzo lo Recalcum, era bellissimo. FPS, scusa, sarebbe, scusa, ma io le abbreviazioni non faccio difficoltà. Non pensavo fosse così. Non ho visto il gameplay, ho visto il trailer che era una specie di filmato. Pensavo fosse in prima persona.
Allora, la maggior parte dei giochi così non ci gioco. Skyrim mi aveva fatto impazzire, era troppo bello. Quindi ha fatto eccezione, proprio è stato uno dei pochi casi. Però お疲れ様です。boh, dovrei approfondire per capire se potrebbe essere un gioco che mi piace. Ma tu hai già visto qualcuno che ci gioca? Ok, e allora dovrò approfondire. Non l'ho visto, quindi devo sicuramente approfondire. Che palle. No, su PC l'avevo giocato. Non si chiamava così. Sì, quello è vero. Anche a me piacevano tanto. Perché prima c'era anche una concezione diversa del videogame, secondo me. Adesso hanno cambiato tutto, non si capisce più niente. No, ma che facciano cose originali a me non dispiace, diciamo.
che proprio hanno cambiato proprio modo di pensare, non le fanno proprio più queste cose di guardare uguale 000. Cazzo, una via di mezzo. やる気みてえだな。なんなのあいつ。覚悟しろよ。ゴムゴムのガトリング。Così uno si immedesima e dice figo, voglio fare come il gioco, come il film. Sì, no, quello non c'è dubbio. Quello è vero. Difesa 750. Due, quindi cosa lui qual è quello della difesa, quello blu, ah, è per il lungo, ma vanculo, ci ho pensato. Vabbè, lascio lì. Squalo. Ezra, wazawaza michi o ssai di ikiyagatta na? Kankè ne! Atashi datte yaru toki wa yaru nda kara! Ore no hou wa itsu demo iizo! Certo. Il discorso del Goti, assolutamente concordo.女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。ちょっと行くわよ。サンダーボルトテンポ。いつでもいいぞ。
次はどいつだ。ゴムゴムのガトリンガー。まだやるなら相手になるぞ。よっしゃ、ま、sì che lo ci ho giocato, Skyrim ci ho giocato, Baldur's Gate ci ho giocato, The Witch ci ho giocato, mi manca Elden Ring di tutti quelli che hai nominato, prossimamente su questi schermi. Sì sì, hai fatto tutto Flavinato. Sì, a me era piaciuto veramente molto. Nominamene qualcuno, 2015. Vabbè, ma ascolta, The Witcher 3 io lo metto tra, adesso è difficile fare un ordine preciso, ma lo metto tra i 3-5 giochi più belli che ho giocato, eh. Allora, Metal Gear Solid a me hanno fatto sempre impazzire, mi piacciono tantissimo. C'è stato soltanto uno che non ho fatto perché era online, che fosse forse l'ultimo che è uscito, mi sa. Tanta roba. Anche Bloodborne mi è piaciuto un sacco, ma sì. Sì, ho sentito che si vociferava che doveva uscire il secondo, è vero? Arubana ni isogu wa yo. Tanobu, kaigun no kenmon nakunattete kure. Akiramero, Usopp. Denchuu ga sou kantan ni ine. Anche quello mi è piaciuto molto, Bloodborne.
サンジ君やっちゃって。いつでもいいぞ。そこどけ。もう気は抜かねえ。Anche perché a differenza degli altri Soul non è stato neanche troppo pesante, nel senso il discorso di fare mille run così, quindi me lo sono gustato di più. の力を試すにはうってつけだな。サンダーボルトテンポ。In realtà a me non è pesato così più di tanto, sinco verità. Sarà che forse ero temprato da Demon Soul, Dark Soul 1, 2, 3 e quindi non ne ho sentito questo peso. 今の力を試すにはうってつけだね。Sì, quello dei dungeon è effettivamente quello che rompe più il cazzo. Però, boh, non lo so, forse ero arrivato lì anche abbastanza potente, quindi non mi ha fatto impazzire relativamente. Invece, quando alcuni Dark Souls a finirlo tre volte, cioè arrivava al terza run, madonna, che palle. サンダーボルトテンポ。な、なり、少し強。Questo è un bel posto per farmare. Vedo che sto salendo parecchio. お前ら遅れるんじゃねえぞ。レディが待ってるっていうの。いつでもいいぞ。勝負だ。Io non ne fate neanche così tante。ゴムゴムのガソリンだ。あんたたち。お金任せて、これで倒れた。俺もナミさんにとどめを。そ、本当にあそこに突っ込むの？おう、みんな行くぞ。待ってるってまだがなってねえの。狙うならあっちにしなさい。サンダーボルテンポ。おっ、力が。よし、このまま突っ切るぞ。Solo il Nio la vedi tanta la differenza, gli altri non tanto. Togeo, Bibi. Kaizoku no koto sore ni o kono kuni. Wakarimashita. Koko de Mugiwara no ichimi o zeiin tsukamaemasu. Torakari.この敵強いです。気をつけてください。ゴムゴムのバ
ずく。お前の能力俺には勝てねえ。よし、俺様に任せる。Sì, certo. Quello non c'è dubbio. Thunderbolt Tempo! Questo è una gomu gomu no この程度のやつで騒ぐんじゃねえ。よし、行くか。トラッカリ！切り早め！やるじゃねえか。まずいわね。こいつ。ザンダーボルトレッド！俺たちの力、見せてやろうぜ！いけるか？ゴムゴムの！聞かねえよ。トップグリーンの多彩性見せてやる！すぐ行くぞ！ウソっぺたんだ！ピシーな、カピトシ。行くぞ！トラッキー！行くわよ、サイクロンテンポ！ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムの！聞かねえよ。まあ、ホワイトフロー！やられてねえ。俺の番だな。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。お。私なの。任せて。あ、俺から行く。ぶっ飛ばしてやる。ゴムゴムのバズーカ。煙のやつ、やっぱ強えな。こんなところであのパクリ女に。え、パクリのポイ？て。ちょ。待ちやがれ、麦わら。よし、このまま突っ切るぞ。Ma tutta sta storia dei bug, boh, a me non sono capitate. Sono di capire tutti sti bug. うさんくせえやつらがうろついてやがる。少なくとも普通の市民じゃなさそうね。Non è che magari il gioco col fatto che salti i passaggi vai subito al platino, si incazza e dice: oh, ma questo ci sta mettendo troppo poco, blocchiamoli tutto. Quella volta capita anche a me, però, ed è capitato anche su vari giochi. Non ho mai capito da cosa dipende, che poi ti spara fuori e ti riporta praticamente al, come se fosse il desktop della Play, chiamiamolo così. A volte se schiacci riparte da zero. Sì, sì. Ma quello credo che dipenda dopo un po' il gioco, probabilmente che tipo come se si riscaldasse, diciamo così, anche se non è proprio il termine corretto. Mi è capitato con tanti giochi, forse quando ci giochi tanto tanto tanto. Mi è capitato. こいつだけは
覚悟しろ。くれ！俺たちの力見せてやろうぜ。Magari dipende perché si scalda tanto il la PlayStation. Qualche modo magari influisce. Quello lo posso capire. Allora, starei qua tutta la vita a potenziarmi, visto e considerando che figa mi dà tantissima esperienza in questo punto. Guardate, ci faccio mezzo pensiero. Adesso arrivo fino al punto lì, poi salvo. Quasi quasi continuo. Così quando poi arrivo ai boss più avanti ci metto un mezzo secondo. Sì, sì, infatti, ci sto pensando. の人たちはどうしたの？きっとみんな建物の中に隠れてるんだ。今は戦争中だからな。程度なら俺に任せろ。今がチャンスだ。よし、交代だ。ゴムゴムのガトリング。まずい。やっと俺の出番か。
No, lascia perdere. Quello mi è rimasto nel cuore. Non puoi capire. Quando dovevi ammazzare Psycho Mantis, dovevi cambiare la porta del joypad. Del joypad, cioè. All'inizio non capivo. Non riesco più a leggerli nella mente. Comunque tutti i Metal Gear sono sempre stati uno più bello dell'altro. Anche contro, anche quella che pensavi che i proiettili non la colpissero, poi aveva il magnete che rispingeva i proiettili, cioè. Anche quelli che hanno avuto queste idee, io li posso solo abbassare il cappello e dirgli complimenti. Che cazzo li devi dire? Mamma mia, Dino Crisis, tanta roba. 1 e 2. Intanto mi fai venire in mente dei ricordi. Peccato che ti pesti, essendo chiaramente un po' più giovane di me, ti sei perso tanti giochi fighi dei tempi che sono rimasti a volte alcuni nella storia, come ti dicevo anche quel Survivor lì dell'altra volta, quella è tanta roba. Una saga indimenticabile. Another World, un altro che non conosci. Quelli per i coloro che amano i videogame sono rimasti i giochi rimasti nella storia. Poi giustamente tu dici mica è colpa mia che sono deciso di nascere in una generazione diversa. Chissà se vai su internet, se cerchi qualche video filmato, se trovi qualcosa. Sai che non lo so, essendo così vecchio, se trovassi ancora... Cioè, trovi ancora qualcosa. Dici? Non saprei, sinceramente, essendo passato così tanto. Quello degli emulatori, sì, certo. Con gli emulatori ci ho giocato talmente tanto. Io, fra un po' si consumavano i tasti del PC. Tra Final Fight, Double Dragon, c'erano dei giochi che non... Forse tu hai visto in sala giochi. Forse, ma neanche, perché forse eri bambino. Tutta la Wonder Boy, tutta la saga. Che c'era ancora Cadillac e Dinosauri, c'era talmente anche c'era Altered Beast. Ma sai che mi sa che non lo trovi sull'emulatore, almeno io non l'avevo trovato ai tempi. Allora, Legacy of Kain sul River in verità è il pre o il post, sai che mi viene il dubbio, forse è l'ultimo, no? Perché Kain era il primo, forse è quello finale. Che sembrava che poi doveva uscire un altro seguito, poi quegli stronzi maledetti non l'hanno fatto. Aspetta che te lo vado a vedere, vediamo. Do ancora con la grafica vecchia. Figata. Questo ragazzo qua si sta giocando ancora
Morte Rinari. Si vede il video del gioco, quello che ti diceva, dove tu hai le ali e lui ti buttano nell'acqua e ti uccidono. Basta che poi piango. Vabbè. Non si può capire. Maria, signora, aiutami. Sì, al secondo perché prima era Kane, ma è stato l'unico che non ho giocato perché tu interpretavi diciamo, il capo vampiro che poi in quell'altro diventa il tuo, diciamo, cattivo e quindi lo devi cercare di uccidere. Che visto com'è andata poi avanti, meglio così. Anche se poi andando avanti con i seguiti, in verità poi ha cercato di redimersi perché ha capito che il destino del tuo generale era superiore a lui. C'è stato un momento che sembrava che si voleva far ammazzare, c'era tutto un giro abbastanza interessante, come anche perché poi arrivavi a un punto dove riuscivi a spostare il passato, il presente e il futuro. Cioè, avevano fatto tante idee, malgrado andando avanti col gioco, secondo me. Peccato che poi l'hanno interrotto quando dovevano fare l'epilogo finale. Però vabbè, è andata così. サンダーボルト閃光。ナミ。Sai che non l'ho mai saputo? Poi ai tempi non c'era neanche internet, quindi poi passati gli anni non ho più neanche approfondito. Forse magari sai, perché già all'inizio il gioco era iniziato su PS2, poi è proseguito su PS3. E poi in teoria avrebbe dovuto finire su PS3 e cominciava a proliferarsi che doveva uscire la PS4. Forse hanno visto che magari non avevano altre idee, poi se le società cambiano, magari sono stati comprati, assorbiti da altri, non saprei dirti. Magari se vai a vedere su internet, magari qualche spiegazione ci sarà anche. Però proprio non lo so. さあガツンとかますわよサンダーボルトテンポちょっとあんたしっかりあたしを守りなさいよキリキリや。Allora digli di andarsela più nel culo. E poi Tomb Raider già era uscito da tanto perché è stato un gioco che forse se non era PS1 e PS2, adesso non mi ricordo. Ne hanno fatti uscire tanti anche di giochi su Tomb Raider. Hanno poi ripreso un gioco che era andato a morire perché se ti ricordi l'ultimo lei era morta e poi hanno voluto far uscire tipo dei seguiti. Vabbè, se avrebbero continuato quella saga sborrata. Devono continuare a farsi i cazzi loro, invece no, stronzi maledetti. Vabbè, io edo stacco perché domani mattina, col fatto che c'è mio figlio, mi devo alzare presto, non posso dormire, sfortunatamente. Quindi ti ringrazio di essere passato e se ci sei, ci sentiamo domani sera, ok? Ti auguro la buonanotte. Notte.